Innanzitutto diciamo che non abbiamo allarmi. Oggi noi presentiamo un cosiddetto libretto di istruzioni, cioè l'adeguamento al nostro piano. I cittadini si collegano al nostro sito e possono individuare le aree dove recarsi in caso di evento. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che per la prima volta nella nostra città abbiamo la possibilità di individuare queste aree. Io dico e do come consiglio quello di farlo anche adesso, ma semplicemente così, come quando ci informiamo dove c'è un monumento che ci interessa, così ci informiamo dov'è l'area di attesa. Questo non deve allarmare nessuno, ma è semplicemente un servizio che noi dobbiamo dare alla nostra città, perché la nostra città per legge nazionale è stata inserita nel rischio sismico 2 e quindi, come tutte le città, si devono dotare di questi strumenti. Avevamo uno strumento, l'abbiamo adeguato, è stato un bel lavoro, abbiamo dovuto sovrapporre le varie mappe, quindi è un momento in cui insieme si fa conoscenza e partecipazione. Questa è la cosa fondamentale. In caso di rischio sismico, ecco le misure della protezione civile del Comune di Napoli. Si tratta di un piano dinamico con informazioni dirette e semplici per sapere con chiarezza, negli eventuali e malaugurati momenti di un sisma, quali sono i comportamenti che i cittadini devono avere. È un modo indispensabile per preoccuparsi in tempo della problematica, dopo che nel 2003 sono stati anche emanati i criteri della nuova classificazione sismica italiana. Fra le altre iniziative, il Comune ha approntato un sistema che prevede la divisione territoriale nelle 10 municipalità, in ognuna delle quali sono previste aree di attesa ed aree di ammassamento. Le aree di attesa sono dove i cittadini devono arrivare. I giornalisti ci daranno una mano nel diffondere queste aree di attesa. Le aree di ammassamento invece è una diversa tipologia di aree e serve a fare arrivare i soccorritori, i soccorsi, onde evitare in un grande gesto di generosità. Spesso abbiamo un'eccedenza di uomini, di mezzi che arrivano, di volontari, questa è una cosa bellissima, però va organizzata. Allora noi abbiamo previsto queste aree, c'è un monitoraggio radio, c'è una sovrapposizione con le webcam, che sono con le telecamere che sono presenti in città, quindi abbiamo fatto davvero un buon lavoro per sinergizzare anche i servizi esistenti. E l'area di ammassamento è dove i soccorsi arrivano, presidiano, mettono in piedi la logistica e possono fornire le informazioni alla città.